Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, questo è un estratto della diretta video, sullo sfondo c'era anche Vittoria Baldino vicino al capogruppo Silvestri. E tra l'altro, vado prima da Francesco Specchia, ho avuto quasi un déjà vu, no? del primo Movimento 5 Stelle che faceva questa sorta di operazione, mi ricordo una diretta della Taverna, tra l'altro fosse, probabilmente era una legge di bilancio anche in quel caso, ma vado così a memoria e potrei anche sbagliarmi. Come una sorta di ritorno alle origini, no Francesco? No, ma è quello che ha salvato il Movimento 5 Stelle, che io stesso mi aspettavo si dissipasse del tutto, in realtà poi ha perso i tre quarti dei voti, ma oggettivamente il cambio di dinamiche e il cambio di strategia ha fatto sì che Conte non solo potesse dal suo punto di vista trionfare, poi dal punto di vista della resa dei fatti ovviamente i 5 Stelle hanno perso. E tra poco questa evoluzione, no? Francesco, la analizzeremo anche con Lorenzo Pregliasco, Utrend, che saluto, buongiorno Lorenzo. E tra l'altro ti dico che questa cosa qui si è basata, è stata una strategia ottimale dal suo punto di vista, perché sta pescando in un elettorato che è quello di sinistra a sinistra, e questa cosa gli sta dando estremamente ragione. E però devo dire che è una politica che si basa sulla contraddizione. Prima Vittoria Baldino, che io rispetto per carità, ha detto di Giorgia Meloni che ha cambiato completamente la strategia e si è incanalata nel solco di Draghi, cioè rinnegando tutto quello, ed è vero, è verissimo questo, ma meno male che l'ha fatto secondo me, lo parlo da liberale, perché così ci siamo riusciti a rientrare un attimino nella considerazione della BCE e ci stanno arrivando questi benedetti soldi del PNRR. Però è altrettanto vero che sulle contraddizioni si basa tutta la politica. Io così sono andato un po' random, ma se guardiamo Conte, la TAP, il TAV, il sovranismo inserito in Costituzione favorendo Salvini, i decreti sicurezza firmati, l'invio di cinque invii di armi, cinque decreti firmati da Draghi, il governo Draghi, di cui il Movimento 5 Stelle era il azionista di maggioranza, sì, ma non tutta una serie votati. Di coagulo. Tutto un coagulo di contraddizioni. La TAP, sì. Una sola volta, però non tutti e cinque. È stata fatta la proroga, quella sì. Perché i decreti poi non sono passati dal Parlamento, erano decreti interministeriali che firmavano sono i ministri. Votati, noi abbiamo votato soltanto il marzo e adesso. Ma l'avete votato? Cioè, quindi siete in perenne contraddizione, ma è giusto che sia così, perché la politica è fatta anche... Ah no, la no, TAP, no, ma Specchia, se vuole ti rispondo. Sì, ma... Sovranismo in Costituzione. Ma io cos'è il sovranismo in Costituzione? Questa cosa non l'ho capita, me la spiega per favore. Se lo riguardi bene, perché quando si parlava di sovranismo ed eravate insieme a Salvini, Conte disse ma il sovranismo esiste, è inserito anche nella Costituzione, e qui rimarremmo tutti basiti, tutti sì, diciamo, non è una legge, fu una dichiarazione di Giuseppe Conte sul la sovranità del popolo, la sovranità del popolo in Costituzione. Parliamo nel merito di ogni singola cosa. Io non sto parlando di un modello economico contro il quale mi sono scagliata per anni e oggi sto perseguendo da Presidente del Consiglio. Noi questo non l'abbiamo fatto. Poi siamo entrati nel merito dei singoli provvedimenti, per esempio... Facciamo finire Specchia, perché così come ho fatto prima, prego, il collegamento è più complicato. Allora, questo per dire che avete governato 5 anni in un certo modo, poi passando all'opposizione avete ribaltato i vostri principi, ma va anche bene, perché in politica va tutto bene per poi avere il consenso. Però non venite, basta che non venite dopo a fare la parte e dire guardate siete caduti in contraddizione perché avete seguito Draghi ed eravate al contrario. Io meno male che siamo caduti in contraddizione, perché qua ripeto e qua poi mi taccio, perché gli italiani devono ringraziare Draghi, devono ringraziare la politica economica di Draghi, e siamo arrivati a questo punto con i dati economici inconfutabili che ho citato prima, se volete li ricito tutti, ma non è il caso, anche poi sono poi annoio. Quindi non ci sono, da un punto di vista tecnico, poi si possono fare tutti i discorsi affabulanti, teorici, sulle contraddizioni di questo governo, ma vengono dopo. I fatti sono questi, e le contraddizioni, ci siete sprofondati anche voi, avete perso tutto il vostro elettorato e tutti i vostri elettori, tra cui io, perché io ho votato i 5 Stelle la prima volta, perché credevo in un certo tipo di pensiero e di strategia politica, che è stata disillusa completamente. Quindi voi siete adesso a livello è un elettore deluso, Baldino. Questo è Specchia che è adesso era da tempo, insomma, che glielo voleva dire, è un elettore deluso. Vado Alessandro Morelli, perché io